come state, come sta la squadra in questo momento? Beh, io penso che la squadra stia benissimo, l'abbiamo dimostrato a Firenze, dove soprattutto nel secondo tempo, a parte il gol, abbiamo avuto altre occasioni per ribaltare il risultato, e quindi il morale non dico che alle stelle, però è alto e cercheremo assolutamente di mantenere questo andazzo. Ma dopo la gara con la Samp, soprattutto visto che era stata in casa, era emerso un po', insomma, di scoraggiamento in generale, comprensibile anche, era una partita molto sentita, molto importante. Invece proprio con la Fiorentina, che era l'avversario più difficile, insomma, sulla carta, vista la posizione di classifica, vista il bel calcio comunque che fa la squadra di Sosa, proprio con la Fiorentina è riemersa questa voglia, questa cattiveria. Eh sì, assolutamente. Dopo la partita con la Samp, comunque ci siamo accorti che da lì in poi sarebbero state tutte finali. Noi, credendo ancora all'obiettivo salvezza, abbiamo dato tutto. Come la state preparando questa partita? Come state lavorando a Peschiera? Ma la stiamo preparando bene, come ogni settimana, e per noi giocare con il Carpi o giocare con la Fiorentina o giocare con la Juventus oramai ha la stessa importanza. Per noi, ripeto, sono tutte finali, quindi dobbiamo lavorare sempre allo stesso modo per raggiungere i tre punti. Anche perché c'è un fattore casa da tenere, esatto, molto molto ben presente. Esatto, e i nostri tifosi che ci sono sempre vicini, ci danno sempre una grossa mano e cercheremo appunto di sfruttare questo fattore Bentegodi. Che insomma di solito male non fa sentire i cori e i canti dei tifosi dal primo, anzi da almeno 5 minuti al più 97. Esatto. Ti volevo chiedere sempre un pochino, in ottica Carpi, quali sono secondo te gli aspetti più pericolosi dei biancorossi, gli aspetti più da tenere d'occhio? Ma allora, secondo me il Carpi fa intensità, la loro arma migliore. Corrono per 90 e più minuti, non per screditare, ma hanno lo stesso carattere che avevano comunque in Serie B, lo stesso modo di giocare, e adesso gli sta portando comunque i risultati, perché anche vincendo domenica col Frosinone hanno dimostrato che anche loro ci sono pericolosi e verranno sicuramente per giocarsela a viso aperto. Anche perché insomma proprio questa gara che hai citato tu, lo scontro diretto che c'è stato fra Carpi e Frosinone, poi insomma mettici dentro l'Udinese, il Palermo con le loro situazioni anche particolari interne, insomma la sfida salvezza è ancora veramente aperta. E io ti faccio una domanda un po' retorica, ma neanche troppo in quest'ottica: la squadra ci crede tantissimo in questa salvezza? Mister Del Neri è sempre in prima linea a dire questo, veramente con una enorme convinzione. Assolutamente, non è un modo di dire solo per dare fiducia comunque ai tifosi, ma perché noi ci crediamo davvero. Diciamo che quelle davanti a noi per fortuna non stanno andando fortissimo e ne possiamo ancora approfittare, abbiamo degli scontri diretti in casa e speriamo bene. Vorrei andare anche un pochino sulla tua storia personale invece, perché è una bella storia, un bel racconto. Sì, no, allora io sono nato in Romania, a Bucarest, nella capitale, per chi non lo sapesse. E niente, all'età di 6 mesi sono arrivato in Italia, sono stato adottato praticamente da una famiglia di Cassino, e infatti loro vivono a Cassino, certo. E niente, io mi reputo un ragazzo fortunato, assolutamente. Parliamo un pochino dei tuoi colleghi, dei tuoi compagni di reparto, insomma, con Coppola e Gollini, vai, sei libero, dici tutto. No, c'è poco da dire, si presentano da soli, dai. Nando Coppola è un grande professionista, prima di essere un grande uomo, un grande portiere, tutto quello che volete voi. Io di lui posso solo che parlare molto, molto, molto bene, per quello che mi sta dando adesso e quello che mi ha dato già Siena, conoscendolo già dai tempi di Siena. Golo lo vedete tutti, sta facendo bene, è un portiere di grandi prospettive, deve continuare per questa strada senza strafare, dai, diciamo così.